Io credo che se vogliamo caratterizzare la storia della 65 dal punto di vista dei motori, dobbiamo ricordare una cosa fondamentale che è stata accennata dall'ingegnere Chirico. Noi abbiamo avuto un concentrato di novità di motori sulla 65, se vi ricordate bene. Cioè è stato veramente un punto di partenza per il futuro, perché abbiamo avuto tre motori nuovi. Tutti se lo dimenticano, ma credo che ce lo ricordiamo molto bene, ed è il primo è stato il 1008 Turbo, che faceva 155 cavalli ed eravamo nell'86. Poi c'era il Twin Spark e poi c'era il 3000. Il Twin Spark è stato per anni, il Twin Spark 2000 è stato per anni il riferimento assoluto presso le società di engineering come la Ricardo in Inghilterra e presso i concorrenti per la curva di coppia e per i consumi specifici. Cioè ogni volta che si faceva un motore nuovo si cercava di confrontarlo in Europa se era migliore del Twin Spark. Ecco, però io credo che possiamo ricordare un episodio che io ricordo molto bene, perché qua ci ha salvato Moronica in sala, no? No, perché Guido Moroni, che timido, non vuole parlare. Se vi ricordate, voi due lo ricordate di sicuro, perché abbiamo rischiato licenziamento, tutte e tre, perché eravamo a ottobre dell'86 e in Alfa Romeo c'era la nuova gestione con il dottor Tramontana, ingegnere Alzati e ingegnere Micheletto. Presentiamo il 65 con 1008 a iniezione a Roma e a un certo punto telefona l'ingegnere Chirico che ci dice che i pistoni si buccano durante la presentazione stampa. Non so se mi spiego, vettura in produzione, presentazione stampa. Moroni dice, ma è facile bucare un pistone. Con la Nati e Bossi andiamo a guardare, noi non riuscivamo a rompere nessun pistone in sala prova. Qua ci ha salvato Moroni, perché un giorno, mi ricordo, mattina alle 6, lui era in albergo e io gli telefono e lui mi dice, ma guarda che è facilissimo bucare i pistoni. Dice, e che fai? Ah, dice, io vado su un rettilineo dalle parti di Ostia, tengo giù il piede al mattino alle 6, arrivo in fondo e il pistone l'ho bucato. Dico, scusa, ma a che velocità andate? È lì che ci siamo salvati. E lui mi fa, ah, dice, superavo abbondantemente 220. E siccome Moroni è una persona seria notoriamente, dico, se lo dice lui è vero, ma noi sapevamo che quella macchina faceva 215 km all'ora con 155 cavalli che avevamo al banco, ve lo ricordate? Conto rapidissimo, se Moroni faceva 223-224 vuol dire che il motore in quelle condizioni non eroga 155 cavalli ma almeno 10 in più. Come mai 10 in più? E qua era la nostra, era il primo turbo che facevamo in grande serie, faceva molto freddo, era in ottobre, faceva molto freddo e l'efficienza dell'intercooler era enorme, per cui la densità di aria era elevata e quindi il motore erogava effettivamente 10 cavalli in più. Paolo va subito di corsa al banco, te lo ricordi? Mi ricordo anche altre cose. E cosa succede? Che effettivamente c'erano 165 cavalli. Peccato che noi avevamo deliberato la candela per 155, certo. E a 165 era troppo calda, per cui bucava il pistone. Ecco, però grazie a Moroni abbiamo salvato il nostro posto, perché Chirico voleva licenziarci quella volta lì. Sì, scusa se ti interrompo, ma volevo aggiungere che a valle di questa indicazione tutto quanto se doveva correre per verificare che le soluzioni che avevamo adottato, abbiamo cambiato la candela e tutte queste cose, fossero efficaci. E ricordo delle notti passate a Balocco con 5-6 collaudatori dell'area di Guido Moroni, che nel giro di 5-6 ore mi percorrevano 1000 chilometri e riportando ovviamente tutti i risultati di quanto constatavano in vettura, per dire c'è stato anche un impegno che appunto l'ingegner Piccone ha accennato al licenziamento e ci siamo guadagnati anche il fatto di non essere arrivati a quell'estremo, insomma. Sono comunque cose che fanno parte della professionalità che abbiamo acquisito anche su questo motore e su tutti gli altri. Diciamo la verità, Paolo, da qua è nato l'innamoramento ai motori turbo. Sì, poi non sempre sì. Siamo riusciti a farne ancora uno che era a 6 cilindri. Io sto spingendo ancora adesso per farne qualche un altro, comunque. No, però c'è un altro concetto, che la 75 è l'auto della svolta tra carburatore e iniezione, cioè la 75 è stata l'automobile su cui noi abbiamo progressivamente trasferito il sistema di iniezione, perché noi abbiamo dovuto
passare completamente intorno agli anni 90. C'è un altro episodio che voglio raccontarvi che mi diverte molto, perché ho visto Giancarlo Baghetti, che era una persona squisita con cui ho avuto il piacere, dopo aver avuto come maestro e insegnante di guida il mitico Guido Moroni, io ho fatto un corso di guida con Baghetti. E mi ricordo, ed ero proprio su quella 75 che avete visto. E a un certo punto Baghetti mi dice: adesso andiamo a fare un giro sul misto di Balocco bagnato. Devo dire che Baghetti era una cosa straordinaria. Mi ha fatto fare tutto il misto Balocco, tutto in controsterzo, guidava lui ovviamente, no? E mi diceva: vedi, è molto semplice, è molto banale, cioè, basta avere sensibilità sulla parte posteriore e avere il coraggio di tenere il piede giù mentre stai dall'altra parte. Dice: guarda, adesso tu che sei bravino, prova tu, dice. E dice: sei abbastanza bravo, ce la puoi fare, dice, però io scendo. Allora lui è sceso e si è messo a passeggiare. Io dico: vabbè, ormai qua sono in ballo, devo ballare, no? Sono partito e ho fatto le prime due curve, mi sembrava di essere Baghetti, ero tutto gasato, peccato che la terza non ho capito perché sono andato dritto nei campi e mi hanno tirato fuori con l'argano, perché la macchina si era talmente infognata. Non ricordi Guido tu questo? L'abbiamo fatto anche con Guido queste cose qua, non solo con Baghetti. Buongiorno a tutti, io sono abituato a rispondere alle domande, non a parlare, no? Però in questo momento mi emoziono un po' perché vado indietro negli anni, quando io ero un po' di tempo che ero già all'Alfa Romeo e sono stati assunti gli ingegnerelli nuovi, no, e così, e tra i quali c'erano anche gente che non aveva neanche la patente, quelli che guidavano in qualche maniera. Qualcuno, non faccio il nome perché è qui col maglione bianco, sapeva già guidare, in quanto che lui abitava in Liguria, faceva il sabato avanti e indietro e ogni volta doveva cambiare i freni per la sua macchina perché camminava troppo forte. Comunque, no? E tutte queste prove tutto, si facevano in collaborazione e io ero in amicizia con loro e li portavo fuori, venivano fuori a provare le macchine, loro sentivano quello che dicevo io di certi difetti e subito si portavano teoricamente ad alto livello, che mi facevano guardare un po' in alto, ma però ero contento che imparavo qualcosa anch'io, insomma. E questo per dire che da noi alla sperimentale era una famiglia proprio dal primo direttore, l'ingegner Satta, arrivare agli ultimi, si poteva parlare, si poteva dire, si poteva fare qualunque roba purché non fossero stupidaggini, no? Perché a quello non veniva, tutti non potevano farle. E si andava avanti e si è visto così. E a questo momento penso anche, adesso abbiamo parlato di livelli elevati, però c'erano anche dei motoristi meccanici bravissimi che facevano, si innamoravano anche loro del motore, come veniva una cosa nuova, si innamoravano subito e trovavano anche certe volte dei difettini che venivano dalla progettazione accettati se volevano, e questo era una, diciamo, un confermare come era il nostro reparto sperimentale al quale io sono affezionato. E va bene, adesso sono più capace. Grazie, non merito tanti applausi, non sono mai stato un pilota io. Bravo Guido. Io prima di andare via voglio ancora ringraziare Guido, perché se io sono vivo qua a contare le mie balle oggi è grazie a Guido Moroni, che mi ha regalato 23 anni di vita, perché nel 1982 noi abbiamo presentato a Punta Ala l'Alfetta Motronic ed era la prima volta che uscivamo con variatore di fase pilotato elettronicamente, ti ricordi Paolo? Sì. Durante la presentazione stampa alcuni giornalisti si sono lamentati perché l'intervento del variatore era un po' lento, la risposta dinamica non era buona. Allora io dico a Guido dopo l'intervallo: andiamo a fare un giro, sto pomeriggio dobbiamo provare. Allora
usciamo con una macchina, prima guido io, poi a un certo punto guida lui. Siamo in un rettilineo lunghissimo, lui stava tirando come un matto, a un certo punto a metà rettilineo un camion in senso opposto ci attraversa la strada per andare indietro. Io panico totale, ho abbassato la testa e ho detto sono morto, ho detto le ultime preghiere. Lui, in base a una teoria che poi mi ha spiegato, si è attaccato ai freni fino in fondo. Quando è arrivato alla bellezza di 30 metri davanti al camion, che non c'era scelta, doveva impattare, ha intravisto uno spazio a fianco, fuori dalla strada, sullo sterrato tra gli alberi, con disinvoltura è uscito fuori sullo sterrato ed è diventato l'altra parte del camion. E io sono qua vivo a raccontarlo. Bravo. Scusate, non voglio prendere ulteriore tempo perché sono state dette tante belle cose riguardo anche dei motori. Volevo solo aggiungere, io che sono stato l'ultimo arrivato, diciamo, nell'area motoristica, sono stati tutti i miei capi questi signori qua, ma devo dire che con la 75, al di là dei contenuti tecnici dei progetti motore che tutti conosciamo, ho vissuto anche, non solo per motivi personali, quanto il mio ruolo aveva più visione sul complesso motore, ma credo proprio perché in azienda era cambiato il modo di lavorare, stava cambiando. Davvero con i motori, con i progetti della 75 si era cominciato a vivere un clima di lavoro di squadra che prima non c'era mai stato così tanto, e lavoro di squadra intendo non soltanto la collaborazione all'interno della direzione tecnica, cosa che era tradizionale da sempre fra progettazione e sperimentazione. Ricordo gli stimoli dell'ingegner Chirico che noi progettisti mettessimo costantemente il sedere anche sulle automobili per capire il bene e il male che vedevamo sui tecnigrafi. Ma con la 75, chiudo, dicevo, questo è salito a livello di tutti gli enti dello stabilimento, dall'ingegneria alla produzione, alla qualità, agli acquisti. E si è cominciato a lavorare con criteri che poi sono diventati sempre più comuni. Oggi si chiamano, con termini inglesi, simultaneous engineering, si chiamano co-design, ma l'ingegner Moroni che è qua con noi, per quanto riguarda l'area industriale, conosce bene e penso che condivida quanto sto dicendo. Il tutto è stato molto bello professionalmente, ma per concludere ha creato anche una scuola di appassionati e di tecnici con tante idee che sono andate avanti poi con i progetti successivi, con le vetture successive, e lasciatemelo dire che troviamo oggi anche su quella bellissima macchina che è qua fuori, che stiamo vedendo tutti, e che è l'Alfa 159. Grazie a tutti. Paparino, visto cosa ti ha combinato. Paoletta è nascosta? Per caso non vuoi venire qua? Abbiamo paura. Vieni. Ah, lei che ero tu o tuo papà? Grazie fondamentalmente a tutti. Adesso è la guida alla 75. Molto. Ho detto che gliela devi comprare adesso. Al posto della Y gli compri la 75 evoluzione. Va bene. Okay. Visto che qualcuno ha avuto fiducia. Anche se aveva appena cambiato le gomme la mattina stessa. Ma aveva detto che aveva ancora i P700 quadrati. Io ho detto vabbè, allora andiamo giù sodo. Poi mi ha detto guarda, avevo appena cambiato le gomme. Ho detto vabbè, ormai andato. Va bene, dai.